padella, nu colpa la uccelle, noi cantammo la tarantella. Torna la tradizione del pane fatto in casa con la festa del pane di San Biase di Ceraso, giunta quest'anno alla sua 18ª edizione. Il pane appena sfornato e insaporito da altri prodotti potrà essere degustato nelle serate del 24 e 25 agosto. Tutto il paese, tutta la comunità cerca di impegnarsi per, diciamo, appunto tramandare questa tradizione del paese e, come già detto, cerchiamo di impegnarci tutti ogni anno per migliorarla e renderla sempre un po' più speciale. Un'organizzazione firmata a Materra in collaborazione anche con la parrocchia di San Biagio. Sì, questa organizzazione appunto creata per l'appunto per questa festa e grazie anche all'aiuto della parrocchia di Don Aniello, che ci permette con il suo aiuto ogni anno di andare avanti, cioè stesso Don Aniello ogni anno si impegna, cioè si mette tra di noi e ci dà una mano nell'allestimento, nella preparazione, quindi un ringraziamento speciale comunque va anche a lui. Saranno due giorni molto intensi, raccontaci un po' il programma di quest'anno. In realtà due giorni per chi viene da fuori, perché noi ci prepariamo da un po' prima. Per quanto riguarda il programma, le sere sono sempre sabato 24 e domenica 25 come ogni anno, l'ultimo weekend di agosto. E niente, cercheremo di allietarvi con musica popolare, con buon cibo, come abbiamo sempre cercato di fare. Non solo prodotti tipici, ma tanta buona musica. La location è sempre la stessa. Le ricette sono quelle di un tempo, tramandate di generazione in generazione. Inoltre si ballerà e si canterà con gli strumenti della tradizione cilentana e dei gruppi di musica popolare. Quest'anno avremo anche diverse novità, a partire dal servizio navetta per agevolare appunto le persone che magari non trovano parcheggio immediato al centro del paese oppure devono parcheggiare un po' la macchina un po' più lontano, quindi potranno usufruire della navetta. E in più una delle novità principali è appunto l'introduzione delle panelle, che sono appunto dei ticket utili per velocizzare le file in cassa, diciamo, e per creare meno inconvenienti possibili. Sarà poi anche l'occasione per ammirare una chiesa completamente restaurata? Certo, perché come ben sapete questa festa è una festa per beneficenza e, diciamo, i ricavi delle ultime edizioni sono stati utilizzati per il restauro della nostra chiesa a San Biase, che potrete ammirare le due sere della festa. E quindi venite e aiutateci sempre, come sempre, diciamo, ogni anno. La festa del pane, grazie alla giovane organizzazione, diventa sempre più social. Tutti gli aggiornamenti saranno proposti sulla pagina di Facebook e sul nuovo sito La Festa del Pane.